Presidente, un convegno particolarmente attuale, argomenti quali etica, informazione, libertà di espressione, con dei mezzi sempre di comunicazione sempre più veloci. Come si fronteggerà nel futuro il problema dell'etica rispetto alla velocità di comunicazione? Ed è un problema degli editori. Gli editori devono puntare sulla qualità per mantenersi in vita, quindi di conseguenza devono usufruire delle risorse umane e professionali adeguate. Chi è nelle condizioni e sarà nelle condizioni di poter migliorare il proprio servizio lo dovrà fare con questo tipo di approccio, quindi un approccio dove l'etica e l'informazione sia assolutamente all'avanguardia in termini di concetto e quindi di conseguenza un'informazione imparziale è fondamentale. Ma la tutela delle TV private da sempre espressione sul territorio, anche di informazione, come si prevede di aiutare le TV private? È talmente evidente che non si è più nelle condizioni di poter andare avanti senza i contributi pubblici che ormai stanno venendo sempre meno. Il Ministero che eroga dei contributi attraverso il lavoro svolto dai Corecom ogni anno diminuisce questo contributo alle emittenti televisive locali. La Regione fino adesso non ha le risorse per poter fare altrettanto, quindi di conseguenza l'unico modo per rimanere in vita è diminuire le emittenti anche facendo delle alleanze fra editori e seguire il territorio in maniera più capillare anche a livello di informazione locale. Globalizzazione e tecnologia, ma anche più difficoltà di controllo riguardo l'etica. Sì, questo è vero, soltanto che mentre fino adesso il Corecom non aveva questo tipo di opportunità perché non aveva la delega da parte dell'Agicom, noi dall'anno prossimo acquisiremo questa ulteriore delega e quindi saremo obbligati a fare un monitoraggio dell'emittenza televisiva locale anche da questo punto di vista e quindi di conseguenza il Corecom diventerà sempre più punto di riferimento per le emittenti e anche in una situazione di controllo maggiore che il Corecom avrà su questo settore. Vabbè. Informazioni, TV private, crisi economica, a tre argomenti strettamente correlati e lanciati in questo convegno. Il governo siciliano come può far fronte a una crisi che sta travolgendo tante TV private? Ma è un tema che riguarda innanzitutto ovviamente il governo nazionale. Ovviamente la Sicilia, essendo la seconda regione d'Italia, può avere un peso anche nel confronto con il governo nazionale. Far notare che il ruolo delle emittenti radiotelevisive private è particolarmente messo a rischio in quelle regioni che vivono una crisi ancora più forte, perché più debole è il tessuto produttivo, più difficile diventa anche per le TV private, per esempio, avere mezzi di sostentamento che derivano da introiti, che derivano da pubblicità, eccetera. C'è anche una competenza che riguarda la regione siciliana, per esempio in particolare dall'Assemblea regionale siciliana dipende il ruolo che svolge il Corecom. Penso che il Corecom in questo momento particolarmente difficile per l'informazione delle emittenti locali e regionali sta svolgendo un ruolo importante, il convegno di oggi lo conferma. Più informazione uguale più libertà e spesso sono proprio le emittenti locali che riescono a fornire quell'informazione sul territorio immediata che poi riprendono le TV nazionali. Sicuramente sì, il pluralismo dell'informazione è l'essenza stessa della democrazia rappresentativa ed è pertanto da tutelare. Probabilmente nell'ambito della cosiddetta riforma del canone RAI il governo farebbe bene anche a porsi questo tema che riguarda invece le emittenze radiotelevisive locali, proprio per garantire una maggiore libertà di informazione, un pluralismo di informazione vero che possa rafforzare la nostra democrazia. Francesco Panasci, editore di Panastudio, Sicilia HD, è il moderatore, qua relatore al convegno. E per parlare di tecnologia, un mezzo tra l'altro sempre più innovativo che con l'alta definizione.
Sì, in effetti non vorremmo parlare di tecnologia perché non sono un esperto di tecnologia, ma vivo di tecnologia in quanto uomo che fa comunicazione. Sicilia HD è una prima esperienza importante nazionale, si produce continuamente, senza sosta, ma si produce con contenuti in alta qualità e utilizzando il massimo della tecnologia, che è l'alta definizione. E in questi ultimi anni abbiamo visto la nostra Sicilia crescere appunto dal punto di vista culturale e tecnologico grazie a questo nostro investimento importante, che riguarda una emittente che si presenta, ecco, in maniera elegante, precisa e puntuale anche nei suoi contenuti, ma che non disdegna il fatto di crescere nella sua entità tecnologica. Ecco perché noi abbiamo puntato totalmente a questa alta definizione. Milano ce lo riconosce, abbiamo relazionato a Roma qualche giorno fa, abbiamo parlato che uno sviluppo industriale di tipo televisivo può crescere soltanto se lei editore investe e investe sulla qualità. Non basta di pensare che oggi l'utente medio, il cittadino, basta che si collega a un cellulare o un iPad, riesce ad avere le notizie in anteprima e li legge anche in alta definizione con una qualità stratosferica. Non si può pensare ancora a una televisione che lavora in 4/3 in analogico. Il nostro ascoltatore, il nostro telespettatore è un uomo o una donna che è cosciente delle proprie capacità e che offre il mercato, delle proprie capacità dal punto di vista della ricerca del messaggio, ma ancora di più è presente e ricerca una qualità. E allora, se la televisione risulta più scadente dal punto di vista tecnologico rispetto a un qualsiasi mezzo di comunicazione, possa essere appunto il telefonino o l'iPad o lo stesso computer a casa, dico, è una scommessa che va a perdere. Le televisioni avranno 5 anni ancora di vita se continuano in questo processo e se non si rinnovano. Noi contiamo ancora con Sicilia in alta definizione di rispettare quelli che sono i canoni della tecnologia, quindi al momento in cui arriverà l'Ultra HD noi saremo pronti ad accoglierlo, saremo pronti ad investire ancora sulla tecnologia, perché è di questo che dobbiamo parlare, è di questo che dobbiamo proiettarci al prossimo futuro, ed è questa sicuramente la scommessa che farà sì che la Sicilia arrivi in ogni parte del mondo con i suoi 9 mega in alta definizione, magari, che sa, col satellite nei prossimi giorni. Imprenditori spesso lasciati soli, perdendo la realtà delle TV locali si perde anche la libertà di informazione che le TV locali per tanti anni hanno garantito. Sì, in effetti è una cosa che sottovalutano in tanti. Gli editori spesso non pensano che lo sviluppo della propria emittente sta nell'informazione locale. Le emittenti nazionali non hanno nessun interesse, se non in misure molto eclatanti, di raccontare un territorio, che possa essere la Sicilia o un'altra regione, con la stessa entità, la stessa qualità, ma anche con la stessa perseveranza che può avere l'editore e quindi la testata locale. Pertanto bisogna puntare soprattutto a questa informazione locale, fatta sempre con grande qualità, e scordiamoci che è una cosa, ripeto, indegna, lo dico in ogni convegno che passa dove si parla di televisioni locali, occhio a queste televendite, a questo modo di fare informazione così scadente, perché non è informazione, non è un modo per tappare buchi in televisione, è un modo per rovinare quella qualità di televisione che dovrebbe essere e che dovrebbe vigere all'interno di un'azienda editoriale. Salvo La Rosa, con la sua esperienza ad un convegno così importante per il ruolo della comunicazione nell'era della globalizzazione. Ma chi fa il nostro mestiere ha il dovere di informare in maniera corretta, qualunque sia il suo ruolo. Io per tanti anni ho condotto un programma che si chiama Insieme su Antenna Sicilia, che arrivava veramente alle famiglie, quindi a milioni di siciliani, non solo in Sicilia ma anche nel resto d'Italia e all'estero, e anche a tanti bambini, quindi a tanti adolescenti, a tanti minori. E ho sempre cercato di farlo, come ho sempre fatto in tutta la mia carriera, guardando proprio all'interesse di chi mi ascoltava e proprio a tutelare la propria privacy e anche la dignità, ecco, di chi è davanti al teleschermo. Ho sempre fatto così e continuerò a farlo anche nel futuro della mia attività, parlando di minori, il tema per cui sono stato invitato qui oggi a Villa Amalfitano dal Corecom Sicilia e dalla Gcom. Ad esempio, io nella trasmissione mia, che era comunque una trasmissione che veniva fatta dagli adulti, non ho mai fatto cantare bambini, per cercare anche di tutelarli da questo punto di vista, perché credo che il bambino abbia un suo campo d'azione, abbia dei suoi interessi, abbia, come dire, una sua privacy che vada tutelata e protetta a tutti i costi. Anche quando ho fatto informazione dal punto di vista giornalistico, ho sempre cercato anche di pensare a chi guardava il servizio, quindi evitando immagini troppo cruente o evitando temi troppo violenti. La cronaca va fatta, bisogna essere
obiettivi, bisogna essere onesti nel raccontare i fatti, ma bisogna anche essere molto equilibrati e pensare, questo lo dico alle famiglie, che i bambini davanti alla televisione non vadano lasciati da soli, a meno che non guardino esclusivamente dei cartoni animati, ma vadano accompagnati, perché molte cose vanno loro spiegate, vanno loro anche in qualche modo come dire, raccontate, per far sì appunto che il loro equilibrio non venga danneggiato e che possano crescere in maniera, come dire, adeguata alla loro età. Le TV locali anche in questa epoca di globalizzazione, di multimedialità, hanno, e io lo ripeto da sempre, un ruolo fondamentale, perché sono poi quelle che ti raccontano la cronaca locale, ti raccontano proprio quello che accade accanto a casa tua o comunque nel tuo quartiere, nella tua regione, nella tua zona. Vanno certamente tutelate, io vengo da un'esperienza sicuramente non positiva e mi auguro per esempio che l'emittente dalla quale vengo io, cioè Antenna Sicilia, continui a fare, a svolgere quel ruolo che ha svolto per 40 anni, anche in un momento così difficile. Vanno aiutate, perché nel passaggio al digitale terrestre ci sono state sicuramente come dire, problematiche molto grosse dal punto di vista economico, non vanno lasciate da sole, ma temo che ci saranno, come dire, altri periodi difficili. Perché parliamo di libertà, ma si rischia anche di vedere offuscata questa libertà se gestita solo dai grandi media. Assolutamente sì, guarda, io dico che anche quando chiude un cinema, anche quando chiude un teatro in un paese, quello è un attentato alla libertà, perché si perde un presidio di cultura. Le emittenti locali da 40 anni e anche più fanno questo e quindi spero che continuino a farlo, perché c'è anche e soprattutto un patrimonio umano e professionale che va tutelato, mi riferisco appunto ai tanti licenziamenti che purtroppo in questo periodo si susseguono e si moltiplicano.